sta creando malumori e tensioni nel Partito Democratico la giovanissima Mia Diop, celaniana, che ha pubblicato in una stories sul suo profilo Instagram a favore della Palestina e di Hamas, senza spendere una parola sulle vittime israeliane, sulle donne torturate e uccise. Sempre dalla stessa parte, grazie all'Associazione Livorno Palestina per tenere viva l'attenzione sulla condizione del popolo palestinese. Per Khaled e tutti i prigionieri politici detenuti, ha scritto sopra l'immagine di una bandiera, con accanto un'altra bandiera e la frase «Antifascismo antisionismo». La Miop, che ha 21 anni, è membro dell'Assemblea Nazionale PD e della Segreteria Cittadina del PD Livornese. Inopportuno. Una vergogna, lamentano i colleghi Dem, sconvolti da quelle dichiarazioni. Dichiarazioni che hanno creato qualche imbarazzo anche alla segretaria Elly Schlein che sabato 7 ottobre, giorno dell'attacco a sorpresa di Hamas a Israele, aveva duramente condannato grande angoscia per quel che accade in queste ore in Israele. Netta e ferma la nostra condanna per l'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, con migliaia di missili e irruzioni militari. Esprimo a nome anche di tutto il Partito Democratico la solidarietà a Israele e il più profondo cordoglio per le vittime di questo scellerato attacco. Quindi aveva lanciato un appello. La comunità internazionale si mobiliti immediatamente e intervenga per fermare questa aggressione ed escalation violenta che mina le prospettive di dialogo e porta solo morte e distruzione. Mia è figlia d'arte, perché suo padre, Mbaye Diop, è conosciuto a Livorno per il suo impegno a favore della comunità senegalese e per la sua passata militanza politica e sindacale. La madre, Laura Paolini, è stata sempre vicina alle istanze della sinistra, si legge sul Telegrafo di Livorno. Mia si è diplomata all'ISIS Niccolini Palli, dove è stata anche rappresentante d'istituto. Prima ancora aveva fatto parte del Parlamento regionale degli studenti, dove è stata presidente della Terzo Commissione Sanità e Politiche Sociali. Oggi è nel Consiglio Comunale dei Giovani a Livorno, nel PD. Il neo riconfermato segretario dell'Unione Comunale Federico Mirabelli le ha affidato l'incarico di delegata ai diritti, pari opportunità e rapporti con le associazioni delle comunità straniere.